Buongiorno, buongiorno e bentornati tutti quanti su Gaming Galaxy. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo siete già, sarebbe molto apprezzato, e invece se siete già iscritti di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. Iniziamo una nuova avventura molto molto presto, ma credo sia il momento, che riguarda il titolo Amazon in uscita il 26 maggio, cioè New World. Dire titolo Amazon è sbagliato perché ovviamente Amazon deve partire sempre col botto e farà uscire tre titoli a maggio. Comunque, io mi dedicherò a New World e quindi iniziamo. Inizio con ringraziare tutti i ragazzi della community di Facebook New World Italia che hanno risposto a tutte le mie domande ed è quindi grazie a loro che io sono qua a portarvi tutto ciò che ho saputo e imparato da chi gioca all'alfa. Quindi ho raccolto 10 domande, dalle più disparate, tra community, amici, la mia mente, che iniziano a descrivere il mondo di New World, perché per ora è tutto molto confuso e soprattutto dall'alfa non si può far trapelare praticamente nessuna immagine. Quindi tutto parlato e scritto, riportiamo quello che sappiamo. Ovviamente si parla sempre e comunque dell'alfa e quindi tutto quello che può succedere durante l'alfa e o durante la beta può essere cambiato in realtà durante la release del gioco o anche tra l'alfa e la beta stessa. Quindi prendete tutto con le pinze, ma la maggior parte delle domande che io andrò a porre e ovviamente che io ho posto e a cui mi sono state date le risposte sono domande molto generiche a cui avevo una bella confusione in testa e che ovviamente i ragazzi hanno risposto con molta pazienza spiegandomi tutto per filo e per segno. Partiamo con la prima domanda. New World è un PvP oriented? Ci sono varie teorie, ma la risposta è no. Si può tranquillamente giocare al titolo e ignorare totalmente la parte PvP. Amazon era partito dichiarando che New World fosse direttamente un PvP oriented, tra l'altro senza possibilità di togliersi, di deflaggarsi dal PvP. Hanno totalmente cambiato registro, ovviamente lo hanno fatto per attirare tutta quella fetta di popolo videoludico che del PvP sinceramente ne può fare tranquillamente a meno. Quindi si può tranquillamente giocare al titolo e ignorare totalmente la parte PvP, questo però non pregiudica la parte PvP del titolo, che ovviamente è ben impostata sul ruolo delle fazioni, le tre fazioni che ne parleremo dopo, e del controllo del territorio. Quindi persone che vogliono fare PvP, fatevi pure avanti. Che tipo di combattimento è? Bene, è un combattimento molto simile al Souls-like. Quindi, come si è visto nel gioco, il combattimento è molto simile a quello stile. Quindi schivate e parate sono fondamentali per rimanere in vita. Inoltre mi è stato rivelato che esiste anche lo stealth in due modalità. Quindi tranquilli, tutti coloro che vogliono dedicarsi al backstab possono farlo con tranquillità. Amazon quindi ha pensato bene a come rendere il gioco molto più interessante e anche nettamente più difficile del normale degli MMO. E anche adatto a tutti quegli smanettoni alla Souls-like. Inoltre ricordo che c'è anche il sistema di magie e di shooting, che può essere sia hit scan che no. Quindi diciamo che nel complesso lo stile di combattimento è veramente ampio e può dare soddisfazione a praticamente tutti i tipi di giocatori. Com'è però il sistema di mira per le armi a lunga distanza? Il sistema di mira è diverso da arma a arma. Le armi da fuoco sono hit scan, quindi come un qualsiasi FPS, mentre per quanto riguarda archi e accette sono proiettili parabolici, quindi dobbiamo calcolare la parabola per colpire l'avversario. Per quanto riguarda invece il sistema magico è basato sulle staffe da utilizzare. Ogni staffa ha un potere magico, attualmente ce ne sono due in gioco, chiaramente verranno ampliate dopo l'alfa o anche durante l'alfa stessa. Attualmente però in gioco ci sono fuoco e cure, e ogni staffa ha una skill tree in cui scegliere gli effetti magici dedicati. Il sistema di skill point com'è configurato? Allora, attualmente il sistema di skill si divide in tre alberi principali. La prima parte è dedicata alle stat, classico punteggio che si trova in ogni MMO. In questo modo, in base alle stat, si ha un determinato danno, resistenza, mana, eccetera, eccetera. La seconda parte è dedicata alle armi, più si usa un'arma, più questa salirà di skill, più
più abilità si potranno scegliere per l'utilizzo di quell'arma. Ricordo a tutti che ci saranno 3 abilità di utilizzo dell'arma quando la si impugna. Ovviamente si potranno avere diverse armi al proprio seguito e quindi diverse skill e diverse specializzazioni in base al vostro piacere. La terza parte è dedicata alle skill generiche, o di crafting per intenderci, tutte quelle skill che ci serviranno per craftare, potenziare o riparare armi e armature. L'unica cosa attualmente che non si può sapere è se c'è o meno una skill cap generale, se la metteranno o meno, diciamo, quindi attendiamo l'uscita del gioco. Un'altra domanda che ho posto ai giocatori dell'Alpha riguarda le fazioni. Quindi che vantaggi danno le varie fazioni? Le fazioni danno vantaggi reali, o per meglio dire delle particolarità se non riguardanti la loro armatura, unica, che ogni avventuriero potrà indossare una volta scelta e ovviamente comprare una volta scelta la fazione. Le fazioni non potranno essere cambiate, né una gilda potrà avere diversi elementi con diverse fazioni. Per intenderci, se una gilda è di una determinata fazione, ci rimarrà a vita e i suoi componenti non potranno essere di una fazione nemica, né potranno, tra le altre, cambiare la loro fazione una volta scelta. Il controllo dei territori, inoltre, è fondamentale? Attualmente no, è un alfa. E mancano parecchie cose, ma attualmente i vantaggi del controllo di un determinato territorio da parte di una determinata fazione dà minimi vantaggi, quasi trascurabili alla fazione dominante. È plausibile, visto che il gioco si basa su questo, che verranno implementate parecchie cose a riguardo, ma attendiamo l'uscita del gioco. Per il momento, controllare una determinata zona di mappa non lo è più di tanto. Parliamo invece ora del sistema crafting e del sistema mercanti e mercato. Come funziona il sistema crafting? Come detto in precedenza, il sistema crafting è basato sulla propria skill. Più cose si costruiscono, più si diventa bravi nel farlo, più oggetti di alto livello si possono creare. Ovviamente non è così facile. Infatti, per maxare una determinata skill sarà necessario sprecare parecchio materiale, anche raro, e parecchio tempo. Ma diciamo che attualmente chiunque nel gioco ha una skill di crafting base, per poter riparare o comunque creare le armature base utili al proprio gioco. Quindi nell'alfa tutti craftano, tutti lo fanno bene, in pochi lo fanno egregiamente. Il sistema mercanti, mercato e scambi invece come funziona? Finalmente mi è stato detto quello che volevo sentire, cioè che esiste un sistema di mercato basato però sulle sole città ed esiste anche un sistema di scambio player-player. Questo rende tutto il sistema molto dinamico, inoltre una persona dovrà per forza spostarsi tra i vari territori per cercare, scambiare o comprare e vendere al miglior prezzo i vari prodotti che gli interessano. Tranquilli, fare parte di un'altra fazione non influirà sul mercato, né sul fatto che siete in un territorio ostile, a meno che non vi teniate il flag da PvP. Quindi, dopo tutte queste info, vale la pena comprare New World? Questa è una domanda che ho letto e a cui però non è stata data risposta. Posso provarci io, anche se metterei le mani avanti dicendovi di aspettare la beta per avere un mio parere definitivo. Diciamo un sì, ma al 70%. Il gioco sicuramente ha delle basi veramente ottime per quanto riguarda il gameplay. Nell'alfa vengono aggiunte costantemente missioni su missioni e il gioco già così è veramente enorme, senza considerare tutta la questione del crafting delle città stesse, governate per l'appunto dalle gilde. Amazon ce la sta mettendo tutta per creare un mondo vastissimo con dinamiche molto ampie basate sui giocatori e l'interazione tra di loro. Ma c'è sempre quel 30% di possibilità che mi preoccupa, anche se il gioco l'ho già preordinato, che possa essere un fiasco. Vedremo, sarò ben lieto di portarvi tutta la mia esperienza per questo nuovo titolo. Bene, per ora finisce qua il video. Se vedrò altre domande o se ci saranno argomenti molto interessanti prima dell'uscita della beta, vi fornirò tutti i video necessari che li riguarderanno. Se no, aspettate qualche settimana quando finalmente metterò le mani anche io su New World e non avremo la NDA di mezzo. Come sempre, grazie della pazienza, iscrivetevi al canale e GG a tutti quanti.